Il Corriere intervista per una pagina Francesco Bellosi, detenuto per terrorismo, ma pubblica la foto di un'altra signora, tale Orazio Marzo. Panorama offre ai suoi lettori la foto ghiotta della celebrazione di una messa nera e spiega: ogni sera a Torino ci sono riunioni sataniche di questo tipo. La settimana dopo a Meta, no, è solo un momento dello spettacolo teatrale del regista Renato Giuliani. Anche l'austero mondo economico scivola, è su di un terreno delicato, nella rubrica autonovità di mondo economico del 24 marzo dell'86. Nuovo look per la Lancia Delta HF Turbo. È apparsa a corredo del testo l'immagine dell'Austin Montego, estate 1600 HL. Ci scusiamo per l'involontario errore con i lettori e con le società interessate. Chi farà invece le scuse? Avanti in Mezzagradina. Calato a Firenze con il compagno Zaikov per rappresentare il PQS al 17° congresso del PCI. Il Tempo di Roma annuncia in prima pagina una lunga intervista al paffuto dirigente sovietico, ma la presenta con una foto di Giuseppe Orlando, detto Peppino, il per niente sovietico presidente della Confcommercio, Segalini in attivo di Brindisi. Soggetti e scambi incresciosi, a volte sono anche palazzi storici ed opere d'arte. L'Espresso scrive che la sede municipale di Torino è Palazzo Carignano, no, è Palazzo di Città. Repubblica un giorno rievoca la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Navona. Ancora Repubblica illustra un servizio da Firenze con una foto della Galleria degli Uffizi veduta alla Piazza della Signoria. Ma che quello è il Palazzo dei Cavalieri a Pisa, sede della famosa Scuola Normale. L'errore lo rileva sull'Unità, Antonello Trombadori, comunista caustico nonché critico d'arte. Ma l'implacabile Antonello tira le orecchie anche al suo giornale che ha scritto: un dipinto olio su tavola raffigurante la testa di San Pietro, attribuito al Masaccio o della sua scuola. È stato recuperato dai carabinieri. È stato recuperato dai carabinieri, scusate. La testa che fa parte dell'affresco tributo della moneta di Palazzo Brancaccio di Firenze venne rubata assieme ad altri dipinti. Sentite Trombadori. Nel giro di 3 righe il dipinto attribuito al Masaccio si trasforma nel San Pietro autografo del tributo della moneta. La cappella Brancacci della chiesa del Carmine diventa Palazzo Brancaccio, traslocando dal quartiere fiorentino di San Frediano all'imbocco di Via Merulana in Roma. Commenta il puntuto Antonello: ma di dove vengono questi pasticci? Ma di dove vengono tutti questi pasticci, scusate? Dalle agenzie di stampa, dalle redazioni, dai carabinieri? O dal disprezzo di alcuni per quel nozionismo che avrà fatto occorrere sia la scuola italiana a rischio di cadere sotto la tirannide di Mike Bongiorno? Ma che abitò finché ci fu, fregnacce del genere di quelle sopra ricordate. Passiamo al repartino degli errori geografici. Ma dovrei dire repartone, data la frequenza di queste sviste sui giornali. Per
Per essere britannico ci terrà trasvarione di noi, di Repubblica. Che ne dite del versante svizzero del Monte Bianco e del Challenger che esplode in volo e accende una gigantesca palla di fuoco non nel cielo della Florida, come è avvenuto, bensì nel cielo della California? Il 30 marzo dell'86, nel resoconto della partita cremonese-triestina, si può leggere. I friulani restano a 4 punti dal terzo posto occupato da Vicenza. Ci scriverà qualche giorno dopo il lettore Adriano Irman, poco è rimasto della Venezia Giulia, dopo tante vicissitudini. Ma per favore, in quel poco lasciamoci Trieste. E non facciamo diventare friulani triestini. Davvero cimiteriale per il settore dei morti risuscitati. E per dimostrare che anche il grande giornalismo americano talvolta stecca. Ecco la storia del novembre dell'83 raccontata dall'agenzia radicale. 2 giorni dopo la morte di Raymond Aaron, scusate. Un redattore capo del Washington Post, Steve Rosenfield, invia all'ufficio di Parigi un telex urgente. Se Sartre dovesse scrivere un articolo di commemorazione su Aaron, vorremmo avere il pezzo il più presto possibile, eventualmente per pubblicarlo. Grazie, saluti a Rosenfield. Dal momento che Sartre era già morto da 3 anni, il capo della redazione parigina del Washington Post, Dobbs, rispose con questo telex. La vostra richiesta di un articolo di commemorazione di Sartre su Aaron ci suggerisce sorprendenti possibilità giornalistiche finora inesplorate. Che ne dite di De Gaulle che commenta la politica estera di Mitterrand e di un'opinione di Mao sulla situazione attuale della Cina di Deng Xiaoping e di un'intervista a John Wayne di sostegno all'azione di Reagan? Diamo per scontata l'autorizzazione per l'acquisto di tavoli per sedute spiritiche e di tutto il materiale necessario. Saluti, Dobbs, Parigi. Da Washington, la direzione del giornale replicò: tutta l'attore d'avorio del Washington Post è sommerso dal dolore. Voi otterrete certamente il premio Pulitzer per il telex più divertente dell'anno. E allora posso raccontare con animo lieve anche qualche nostro lavoretto con il tavolino a 3 gambe. Nell'81 Repubblica risuscita lo storico Luigi Salvatorelli, morto da 7 anni, e lo definisce esperto di politica economica. Nell'85, sempre per merito nostro, rivive il padre di Francesco Cossiga, scomparsa 20 anni prima. E rivive in modo così perfetto da seguire alla TV la lezione del figliolo a capo dello Stato, pronunciando un commento naturalmente gioioso e commosso. Anche la stampa, nell'aprile dell'86, fa rivivere il suo vecchio critico cinematografico Mario Gromo. Poi rimedia con una toppa peggiore del buco, una finta lettera del defunto pubblicata in Bella Vista nelle Lettere della Domenica, con il titolo agghiacciante di un messaggio dal purgatorio. Veniale invece il peccato del Corriere che obbliga Antonio Gramsci a morire una seconda volta e non più nella clinica a cui si sana di Roma, bensì misteriosamente nella città toscana di Livorno. E per finire ecco una buona notizia, il cardinale spagnolo Vicente Enrico y Taranzón per Repubblica portato a morte da quelli dell'Opus Dei. È morto con minimo di crepacuore. È morto, scusate, come minimo di crepacuore. È vivo. E se non guida più la diocesi di Madrid è solo per raggiunti i limiti di età. Anche i grandi dormono. Veniamo al settore dei libri mal citati. Qui ci sono anch'io. Nell'83 entro in finale al premio Estense con un libro sul PCI. Ottobre addio. La Repubblica mi cita come autore di Ottobre caldo.
Sulla stampa l'inchiesta a Vario Pinto di Federica Zeri assume il titolo conventuale di inchiesta a Vario Pinto. Più sfortunato lo slavista abitare a strada.